Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno di venerdì 21 aprile 2023. Il testo di Atti oggi ci mette dinanzi alla situazione della risposta del Sinedrio e il Sinedrio si riunisce, Gamaliele prende la posizione in favore degli apostoli, o meglio dice: guardate, se questa cosa viene da Dio non potrete fare nulla, fate attenzione a combattere contro Dio. E ovviamente racconta anche di episodi di gente che aveva raccontato di essere ispirata da Dio, ma poi morto lui, morta la sua dottrina, eccetera, e conclude in maniera molto interessante. Io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano, quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Un minimo di senso di timore da parte di Gamaliele. Seguirono il loro paese, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. La risposta degli apostoli è incredibile. Essi se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Questi che scappavano quando li venivano a cercare. E ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Questa è la vera differenza, cari fratelli e sorelle. Quando uno mi dice: ma a che punto sono del mio cammino spirituale? Io potrei dire: a che punto sei della tua testimonianza pubblica a Gesù? Hai preso mai posizione per Lui? E le tue posizioni possono averti portato qualche problemino, eccetera? Come hai visto che Dio ce l'aveva con te? Oppure che era una logica conseguenza di quello che è la tua fede in Lui? Insomma, capite che le risposte sono anche molto facili. Il Salmo, un Salmo di fiducia: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Vangelo di Giovanni, conclusa la lettura del capitolo 3, ci porta al capitolo 6, un grande segno, il segno dei pani, che leggiamo oggi nella introduzione, cioè nel racconto vero e proprio del segno. Ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. La
La moltiplicazione dei pani e dei pesci. Noi abbiamo due tradizioni. Una, quella più legata alla tradizione di Gerusalemme, raccontataci dal Vangelo di Marco e di Matteo, che riporta due moltiplicazioni dei pani e dei pesci, una sul lato ovest e una sul lato est del lago di Tiberiade. Poi abbiamo una seconda tradizione che è riportata da Giovanni, ma anche dal Vangelo di Luca, che ha una sola moltiplicazione dei pani e dei pesci. Qui la questione non è legata al poco che è moltiplicato, ma è legata ad altro, al pane che Gesù dona. E nel racconto questa cosa la vediamo bene. Disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché anche costoro abbiano da mangiare? L'evangelista commenta: diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli fa mettere a sedere e il gesto effettivamente produce qualcosa di straordinario. La gente, visto il segno che gli aveva compiuto, disse: questi è davvero il profeta, colui che viene del mondo, cioè il Messia. Ma Gesù, sapendo che volevano venirlo a prendere per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, da solo. Allora abbiamo un segno che manifesta la presenza divina, la presenza dell'azione divina nel mondo. Di fronte a questo segno dovremmo prendere posizione, loro, ma anche noi, sulla persona di Gesù. Questo sarà il grande dilemma di tutto il capitolo sesto e questo sarà il grande problema, perché finché si vedono segni e segni straordinari è facile credere, ma poi passare dal segno alla persona che ha fatto il segno affidandogli tutta la nostra vita, qui nascono i problemi ed è precisamente quello che ci racconterà tutta la continuazione del testo del capitolo sesto. Ho finito anche oggi e vi ricordo che alle ore 9 abbiamo un altro appuntamento con il Coffee Break. Noi poi. Ci vediamo domani. Grazie.